Ed eccoci con un altro appuntamento con la linea diretta telefonica. Siamo con il presidente del Marassi, Massimo Parodi. Ciao Massimo. Ciao Paolo, ciao a tutti. Allora, è un buon giovedì per te perché avete vinto nel recupero col Valdivara. Ieri sera siete andati sotto, poi avete recuperato una bella vittoria, altri 3 punti e una classifica che sorride sempre di più. Sì, ci volevano questi 3 punti perché nelle ultime 2 trasferte abbiamo avuto 2 passaggi a vuoto con Golfo Paradiso e con Forte Coraggio, e quindi questi 3 punti oggettivamente ci fanno molto comodo, guarda. Sì, sono contento. Allora, parlare di playoff, di promozione, magari è troppo, non lo so cosa pensate veramente, no. Però... Ma no, assolutamente. Allora, noi... siamo consci di aver allestito una buona squadra, no? Non è che vogliamo nasconderci o fare quelli che si insomma che. Però per noi è molto importante mantenere la distanza di sicurezza dalle zone pericolose, capito? Poi è chiaro, quando uno è lì magari ci riesce anche. Però per noi l'obiettivo dichiarato è quello di rimanere a distanza di sicurezza dalla zona pericolosa. Allora, Massimo, con questa nuova rubrica io sto andando, la chiamiamo linea diretta perché andiamo diretti, no? Quindi vado anche un po' più secco, con qualche domanda cattiva, no? Con qualche domanda comunque più diretta, come dice la rubrica. Quindi voglio anche da te risposte più dirette. Insomma, cosa pensi realmente? Insomma, il Marassi è diventata ormai una società dove la gente vuole andare, cioè vi siete fatti un ottimo nome per la serietà della società, e quindi so anche che tu sei ambizioso. Esci un po' da questi panni della banalità e dimmi quello che pensi veramente di questo mondo del calcio. Quello che penso del mondo del calcio è slegato dal fatto che i giocatori vengano volentieri da me. Io ce la sto mettendo tutta, sto mettendo tanto impegno, tanto entusiasmo. Ricordiamoci che sono pur sempre un neofita, perché sono pochi anni che sono entrato in questo ambiente. Io per ora mi sto trovando bene, sto cercando di avere buoni rapporti con tutte le altre società, con gli altri dirigenti. Fortunatamente sia prima con Capurro sia oggi con Scala, con Nogari, ho sempre trovato delle persone che mi stanno insegnando tanto, lo stesso Santino Bruzzo, che spesso mi ha accompagnato, mi ha dato tanta esperienza, tante conoscenze, mi stanno trasmettendo tante cose, Fulvio Trabace, che comunque è sempre con me, quindi parliamoci chiaro, io ci sto bene in questo ambiente, un ambiente che mi piace. È chiaro che la società che sto guidando è una società che deve crescere tanto. Ecco, dimmi... Il settore giovanile, senza campo, senza tante situazioni, però ci stiamo attrezzando e cercheremo di fare tante cose belle. Ecco, dimmi da neofita, come hai detto che sei, in questi anni, qual è la cosa più bella che hai scoperto in questo mondo e qual è invece una cosa che proprio non ti piace e che se potessi cambieresti? Ma dunque, la cosa che a me piace è quella di poter stare insieme ai ragazzi giovani, dato che io sono grande appassionato di calcio, a me piace proprio il calcio in sé come gioco, e dato che io ho giocato poco nella mia vita perché sono fatto male molto molto presto, il fatto di poter riassaporare un po' il campo, la panchina, tutte queste cose, e questo un po' mi mancava, e quindi questo è l'aspetto che mi piace di più. L'aspetto che mi piace meno, tutto sommato, è forse questo risvolto economico che è un po' invadente, non so come dirti. Io mi piacerebbe qualcosa di un pochino più genuino, un pochino più dilettantesco sotto tutti i punti di vista, però va bene, dai, tutto sommato, cioè, non so come dire, ci scimmiotta un po' troppo il mondo
dei professionisti senza esserlo, fino in fondo. Quindi a partire dalle pretese dei giocatori, quando parli di discorso economico o anche di altri settori? Ma anche i giocatori, i quali a volte sono giovani, sono ragazzi a volte un po' ingenui, però tutto sommato, vabbè, dai, è una giostra, è un gioco, accettiamo le regole. Mi piacciono fino a un certo punto, perché a me piacerebbe più giocare, mi piacerebbe più vedere in loro proprio la passione del gioco, no? Nel senso, mi piace giocare a calcio e gioco a calcio e mi diverto. Tante volte il mercanteggiare, il cercare, il compenso, non il compenso, mi sembra forse più rimborso, mi sembra forse un po' eccessivo, però va bene, dai. Sei stato abbastanza chiaro. Grazie Massimo, ci sentiamo presto, alla prossima. Grazie a te, grazie mille, saluti a tutti.